La Buona Domenica, rubrica di approfondimento a cura di Don Cristian Bulai, in collaborazione con le ACLI provinciali di Macerata e con il Circolo ACLI Santissima Annunziata di Montecosaro. Buongiorno a tutti, buona domenica, spero che avete riposato bene e anche preso il caffè. Ci incontriamo questa mattina nella quinta domenica di Quaresima, in cui la liturgia ci propone un brano del Vangelo secondo Giovanni, il brano della risurrezione di Lazzaro, a cui do lettura adesso. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: Andiamo di nuovo in Galilea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro, che già da 4 giorni era stato nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in cassa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Le rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Le rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente. Si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Gesù disse: Togliete la pietra. Le rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con le bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù gli disse: Liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Marta, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Carissimi, in questa domenica vi lascio alcuni spunti teologici e alla fine un spunto per il nostro cammino spirituale in questa Quaresima. Il brano che appena ho proclamato è la forma breve del Vangelo che ascolteremo domenica, per una questione di registrazione e di montaggio. Il centro dottrinale di questo brano non è tanto la risurrezione di Lazzaro, ma l'autoproclamazione di Gesù come lui, la risurrezione e la vita.
La tesi messianica non si concentrava verso la questione della risurrezione della vita. Tuttavia Gesù indica questa forma di autoproclamazione e qui si intravede anche il fatto che lui governa il mondo, da cui la sua divinità e la sua potenza. L'aspetto divino anche in questo Vangelo si unisce bene con l'aspetto umano quando il Vangelo ci racconta che Gesù si commosse profondamente. La risurrezione di Lazzaro, nella forma più forte, ci porta alla risurrezione, alla Pasqua di Gesù. Prelude, ci introduce. E Gesù in qualche modo con questa risurrezione vuole far sapere alle persone che vedono questa risurrezione che lui risorgerà in quanto lui è la risurrezione e la vita. Sicuramente erano incapaci di accogliere per quelli momenti questo messaggio, però l'Evangelista, anche in tutta l'economia del Vangelo, questo significato lo nasconde, che Gesù in qualche modo attraverso i suoi gesti, nei fatti della risurrezione, preludeva alla sua risurrezione concreta dal sepolcro. Il Vangelo di Giovanni è soprannominato il Vangelo dei segni. Il primo segno Cana di Galilea, la trasformazione dell'acqua in vino, e l'ultimo dei segni è questo, la risurrezione di Lazzaro. Tutti questi segni, che ci sono anche altri, praticamente sono il ponte che ci aiutano a capire pian piano nell'economia del Vangelo il fatto della risurrezione che contempleremo a Pasqua. La festa della dedicazione accompagna questo brano, che è una festa particolarmente importante perché, come la festa delle capane, anche questa della dedicazione ha un significato messianico profondo. Per cui tutte queste feste a cui Gesù partecipa, soprattutto a Gerusalemme, non sono solo una descrizione di una festa religiosa, che finisce a se stessa, ma l'Evangelista integra diversi momenti della vita di Gesù, nei momenti forti come è la risurrezione di Lazzaro, integra all'interno di una festa che collega il valore del messianismo, il fatto che lui è il Messia, colui che è stato atteso. Davanti a questo messianismo, e da questi racconti di risurrezione che li troviamo anche nei sinottici, a che cosa possiamo pensare noi? Gesù davanti alla morte ci dà la speranza. Noi non possiamo chiamare alla vita i morti, ma possiamo dare la speranza alle persone che ci stanno accanto, ci stanno attorno, che incontriamo prossima settimana. Ma per poter dare la speranza dobbiamo ritornare al Vangelo e all'Eucaristia.
Da lì possiamo prendere la forza perché prossima settimana, guardando attentamente, con lucidità, con chiarezza, poter vedere le condizioni che hanno bisogno di speranza, le persone che veramente hanno bisogno di speranza. In questo senso vi lascio che prossima settimana, come ci avviciniamo della Settimana Santa, intorno a noi cerchiamo di seminare la speranza. Grazie e buona domenica.